il balletto di nuovo protagonista della stagione del Teatro San Carlo di Napoli. Giovedì 8 ottobre al via la quarta edizione di Autunno Danza, il cui ricco cartellone di eventi è stato presentato questa mattina nel corso di un incontro con la sovrintendente del Massimo Napoletano, Rosanna Purchia. Bellissimo, Autunno Danza è iniziato 4 anni fa, non ci credeva nessuno. Autunno Danza oggi è diventato un appuntamento fisso della nostra stagione per esaltare il nostro corpo di ballo, la nostra scuola, ma anche per vedere qualcosa che ci arriva da fuori e che viene dal mondo, come nel caso specifico la nostra signora Alonso, che riprende grazie alla Zaccarova la Carmen Suite. Presenti all'incontro anche i ballerini Ambeta Toromani e José Pérez, volti noti della TV, che si esibiranno nella versione coreografica dell'Otello di Shakespeare a cura di Alessandro Macario. Durante la presentazione del programma è stata annunciata anche la nomina a presidente onorario della Scuola di Ballo del San Carlo di Anna Razzi, dopo 25 anni di carriera. Che per avviare la scuola, perché ho trovato 19 allievi chiaramente demotivati e bisognava sollevarli su, ho accettato con la Vittorio Tolenghi, che lei si dedicava a fare degli eventi, delle cose nelle ville diciamo napoletane, le ville vesuviane, mi propose, dopo neanche un anno di scuola, di fare uno spettacolo con gli allievi. Allora ho fatto un corso di pas de deux accelerato e ho ballato con i ragazzi, insomma mi sono messa a ballare. Devo dire che ho avuto tanto coraggio, ma c'avevo tanta paura, perché dico, questi se mi mollano faccio una figura terribile proprio.